4 ore fa, Orgonomikos mi ha scritto: liberare il nostro Dio in croce. Vero, solo che non sappiamo come. Siamo disorientati da una marea di indicazioni fuorvianti. E questo è un problema grosso per questa umanità. Penso che tu sia in grado di dare l'indicazione giusta di come liberare il nostro Dio in croce e come reincontrarlo, perché molti lo cercano senza trovarlo. Ti risponderò facendoti un po' la storia della mia vita. Le cose accadono quando è il tempo. Se non è il tempo e un frutto non è maturo, nulla accade. E noi siamo proprio costretti a una sorta di ginnastica, perché rimanere nell'esperienza del dolore, del male, dell'incapacità, della sofferenza, è uno stimolo per superare questo stato. Ma non sempre noi siamo al livello giusto per quello scatto di maturazione che è necessario. Ti ho voluto dire questo perché io sono stato nel liceo Berchet negli anni in cui Don Giussani vi insegnava: dal male può uscire il bene. C'era nella nostra scuola come docente di filosofia il professor Micinesi, che aveva una capacità dialettica, ma una grinta tale da riuscire a catturare l'attenzione di tutta la scolaresca. E lì non volava una mosca che non fosse sentita, perché c'era un'attenzione tanto forte che a un certo punto il professore di religione, Don Giussani, si sarà chiesto, e questa è una mia congettura perché arrivo a crederlo possibile, si sarà chiesto come mai c'era una tale attenzione verso la filosofia, verso i problemi dell'esistenza, e Gesù Cristo non riuscisse a catturare allo stesso modo l'attenzione degli stessi ragazzi, che era evidente, quando erano presi per il verso giusto, reagivano. Beh, ci furono coloro che erano pronti in quel momento per seguirlo. Io non sono stato uno di costoro, perché i miei tempi non erano maturi. Io ero come un grosso cuscino che assorbiva tutti i colpi violenti e incamerava l'energia. Ero il solo che non riusciva a patire questa ascendente del professor Micinesi, tanto che io lo seguissi come lo seguivano gli altri. E un giorno me lo disse chiaramente, sbottando in questi termini: Amodeo, io non so come sei fatto, ti do di quei cazzottoni e tu li assorbi come un cuscino. Ma è possibile che tu non reagisca? Ecco, io ero una spugna, assorbivo. Ma in quei tempi in cui io avevo anche altri problemi, perché avevo preso a Salerno la licenza delle medie con il 7 o giù di lì, non mi ricordo bene, e poi mi sono trasferito a Milano la prima volta che non ero a casa mia, la pubertà che venne come una grande sorpresa perché i miei genitori non mi avevano dato nessuna educazione sessuale, per cui a un certo punto mi sono accorto che accadevano certi fenomeni. Io ero realmente in un momento un po' di confusione. Ebbi il morbillo nel dicembre e subito dopo me lo prese mio fratello. Di conseguenza io dalla metà di dicembre fino alla metà di febbraio
non andai nemmeno a scuola, non avevo nessun aiuto esterno, ambiente nuovo, tutto nuovo, insomma fui bocciato con il 3,5 a giugno. Io che a Salerno ero tra i primi, pur non studiando, sono stato stroncato in quella classe in cui l'unica cosa in cui io emergevo era la condotta. Credo che sia raro che qualcuno abbia preso nel corso dei suoi studi a quel livello lì la bellezza di 10 consecutivi in condotta. Nessuno aveva niente da eccepire sul mio comportamento, ma niente, il micinesi non riusciva a smuovermi. Ebbene, io sarei stato preso dalle argomentazioni del micinesi solo quando era il tempo della maturazione e a quel punto, maturato lentamente, più lentamente degli altri, avendo superato uno ad uno tutti i problemi di disadattamento che io ho avuto da bambino, con l'ammirazione per i miei professori, però l'incapacità di andargli dietro, e anche un dialogo che non esisteva. Insomma, io, se non avessi avuto il calcio, quindi un modo con cui intendermi con i miei coetanei, che mi aiutasse, io ero in una difficoltà terribile nel mettermi in comunicazione con gli altri. Ero sempre attento a non offendere nessuno, eppure vedevo che ero sempre tenuto lontano, come se non si fidassero, e rimanevo sbalordito quando vedevo miei amici che litigavano, si mandavano da quel paese nei modi in cui si usa a Milano, vai qua, vai là, e 5 minuti dopo erano grandi amiconi. E io tra me e me dicevo, ma se soltanto una volta io fossi stato trattato in questa maniera, io ne avrei avuto un colpo terribile. Insomma, i rapporti umani sono una questione che è diversa da caso a caso, ma succede che in tutti gli uomini c'è il timore di apparire così come si è. Alcuni non hanno questo timore. E allora chi non ce l'ha è più facilmente comprensibile, perché due ragazzi che sono nelle buone tra di loro e non si mandano a quel paese, è chiaro, sono in buone condizioni, ma un altro che si controlla lascia sempre il sospetto se sia nelle buone o nelle cattive. È più tranquillizzante avere a che fare con qualcuno che se tu lo offendi ti manda a quel paese, che con chi se lo offendi ti sorride. Chi si comporta in questo modo suscita in un modo evidente un certo allarme nelle persone. E questo è il modo per il quale poi realmente è possibile smontare un nemico. Ma come? Non quando si reagisce nel modo tranquillizzante in cui se ti do uno schiaffo mi rispondi con uno schiaffo e so che va tutto bene. Disarma le persone proprio quando ti schiaffeggiano e tu gli offri l'altra guancia. Allora, se tu trovi chi se ne approfitta, ti dà un altro ceffone. Ma anche chi lo fa, a un certo punto è un po' messo sul chi va là. Lo metti in difficoltà. Sembra che tu gli faccia fare tutto per debolezza, ma non è così. E il micinese se ne accorgeva. Era irritato dal fatto che non riuscisse dandomi i suoi cazzottoni, cioè offendendomi certe volte quando voleva che io reagissi come intendeva lui, e io non reagivo. Lo mettevo in difficoltà. Ebbene però, quando sono stato maturo, molti anni dopo, io
sono stato in condizione finalmente di incontrare il modo fondamentale di Don Giussani di affrontare la questione che tu mi hai chiesto: come si fa a liberare Dio in noi? Don Giussani fondò Comunione e Liberazione proprio con l'ideale che è la comunione che libera. E in effetti la comunione è fatta quando ognuno abdica al suo io affinché predomini sugli altri. E in una reale comunione con gli altri, mettendosi a disposizione e facilitando una vera armonia, perché solo questa vera comunione libera. Però bisogna non fare il proprio progetto sugli altri, non affrontare un altro dicendo: beh, adesso io ti uso perché attraverso di te desidero raggiungere uno scopo. Non questo, tutto il contrario. Io mi metto a confronto con te, cerco di conoscerti per sapere in che modo io ti possa servire. Se io affronto il rapporto con un altro non per predominare con me, con me stesso sull'altro, ma per mettermi a servizio, per risolvergli i problemi, ecco, io non ho fatto il mio progetto, ma ho fatto il progetto di Dio. In questo modo Dio è salvo, perché è il progetto che l'uomo fa a opporsi al progetto di Dio. Certo che Dio ci mette al mondo qui con il suo progetto e vuole che noi ci scontriamo con il progetto, con il ruolo che lui ci ha dato. Ma per capire infine che va accettato, che non c'è nessuna logica a opporsi in tutti i modi al proprio destino, al proprio ruolo, ma bisogna capire qual è. Ecco, capire che bisogna liberare il Dio dalla croce assunta in noi, perché io non sono il burattino, io sono chi mi fa essere in questo modo. Io non ho forza mia per essere al di là di Dio. Io sono nell'essenza totale, che è l'essenza di Dio. Ma è chiaro che è un'essenza onnipotente che in me si è messa nell'apparente potenza che ho io, che è di per sé una impotenza assoluta, perché io sono, e mi riconosco, un burattino, che se non è mosso nei fili, tutti i fili e tutte le corde, non si muove. Noi abbiamo anche l'illusione del nostro io, del nostro pensiero, della nostra volontà, e arriviamo, se non capiamo bene come stanno le cose, a porci al di fianco di Dio e, diciamo, con tanto rispetto nei confronti di Dio: oh Dio, tu sei altro di me, perché io sono una brutta cosa, tu sei. Se non si arriva a capire che io e Dio siamo in una comunione tale che io posso esistere solo se accetto di essere Lui che è in me, non me, Lui che è in me, perché io sarei propenso, come tutti, a identificare me nel mio personaggio. Io devo scavalcare il personaggio, devo arrivare al fondamento del personaggio e al fondamento io troverò l'attore. Ma l'attore è uno solo, è Dio, che ha una capacità di assumere tutte le possibili anime, determinate. Perché altrimenti, se Dio non si presentasse in tutti i modi determinati, sarebbe indeterminato in se stesso. E allora si determina, ma in un modo tale che si determina come la lettera N, che esprime ogni possibile talento. È una determinazione però infinita, e in ciò scavalca il limite. Però, se nell'insieme tutto ciò non ha limite perché presenta ogni caso possibile umano, all'interno di ogni singolo caso noi ci ritroviamo il limite del personaggio che ha avuto la sua sorte unica,
il suo io apparentemente unico e deve fondarsi del suo carattere, deve stabilire chi vuole essere proprio lui, ma a partire da che cosa? Dalla croce, dal limite. Di conseguenza il limite, la determinazione che esiste in ciascuno di noi, noi dobbiamo cominciare a non crederla così deleteria, perché è proprio quell'elemento determinato che ci consente di costruire in modo determinato. Altrimenti, se noi non avessimo un limite nostro e non fossimo un talento, non potremmo essere un talento insieme agli altri talenti in una comunione di talenti. Dio avrebbe perso il suo scopo restando solo. Invece desidera avere dei figli che capiscano che sono una cosa sola con il Padre e che arrivino ad amare talmente il Padre da dirgli: Padre, tu ti sei voluto sacrificare per assumere il limite di me stesso. Io desidero fare altrettanto, desidero toglierti questo limite. Ora tu mi dici come? Ecco, con la predisposizione dello Spirito, con l'accettazione, proprio con quel sale della terra spiegato da Gesù, e che è tale che l'altro non è mai un tuo avversario, ma è un tuo grandissimo amico, e lo è tanto più quanto in apparenza ti perseguita perché ti costringe a migliorare. Se noi non arriviamo a capire che tutto il male, il dolore, la sofferenza, l'incapacità che c'è intorno nel mondo, nella società, e che sembrano aspetti deleteri, non lo sono, perché sono solo proprio quella base, quella partenza da cui noi possiamo partire da qualcosa di concreto per fare il nostro piccolo passo concreto, proprio nostro. Non quello di Dio che, sapendo tutto, è facile per lui compiere tutto, ma calatosi nei limiti e avendo tutti questi ostacoli da superare, innanzitutto deve capire che non sono ostacoli che possono demolirlo, anzi sono ostacoli che saranno tutti superati e saranno tutti fonti di gioia, a partire dal dolore che c'è ora. Ora, se si arriva a capire che nella vita quello che disse Gesù, proprio Gesù nelle beatitudini, beati coloro che fanno esperienza di sofferenza, di dolore, di povertà, questo è l'atteggiamento che bisogna capire. Povertà di tutto. Bisogna arrivare a capire che noi non abbiamo il possesso dei doni dello Spirito Santo come una cosa che si incrosta su noi stessi e ci fa essere come quel ebreo che un giorno in chiesa disse: ti ringrazio Signore perché mi hai fatto così, e non come quel pubblicano lì in fondo. Quando chi è povero veramente di spirito non riconosce nulla, ma proprio nulla a se stesso, perché dice: io sono semplicemente il personaggio di un'opera altrui e tutto quello che appare merito mio è un dono puro che mi ha fatto il Creatore, fino a quando l'uomo non assume una tale povertà di se stesso da non credersi capace di nulla. Invece l'uomo oggi ancora crede che sia merito suo se, avendo il possesso o la capacità di gestire i doni che ha ricevuto dallo Spirito Santo, poi illuminato da Dio compie i suoi passi. Non è così. Noi non faremo mai nulla che sia attribuibile al merito nostro. E a questo punto, se arriviamo a capire che questo è il nostro ruolo, di servire a Dio per liberarlo dalla sua croce, ma la sua croce più grossa è quella di non accettare il suo stesso disegno. Perché se Dio mi ha dato un compito e mi ha voluto mortificare in una certa condizione, lo ha fatto per due scopi:
innanzitutto perché io capisca che non è una condizione felice e quindi poggiandomi sul male io tenti di superarlo, ma senza l'arroganza di credere che se io poi lo supero è merito mio, tanto che io mi rivolga ai fratelli che non lo superano e a un certo punto dica: fino a un certo punto io posso capire, ma Hitler è, non so, Barba Blu, qualunque esempio malefico che noi abbiamo, è quello lì no. E fissiamo sempre un limite, proporzionato poi alla nostra esperienza, no? In base alla quale Dio potrebbe perdonare in maniera giusta fino a un certo punto, ma non chi ti violenta un bambino e te lo uccide. Arrivare a capire che l'anima di quel personaggio è un Dio che è stato crocifisso più di quanto si sia crocifisso in te, per cui tu devi amare l'essenza profonda di quel malfattore lì, perché Dio lo ha inserito nella tua storia per far sembrare te migliore di lui. Ma se ti ha fatto questo privilegio, che non diventi mai arroganza tale per cui tu dica io sono migliore di lui. Ecco, perché quando l'uomo accetta queste condizioni e le considera bloccate, si comporta così anche con la fede quando si è concretizzata in una rivelazione. Così era accaduto nei tempi degli ebrei. Mosè aveva scritto e aveva imposto il sabato come il giorno di Dio. Nel sabato non bisognava lavorare. E perché Dio, sceso in Gesù, continuava a lavorare, a fare miracoli proprio nel giorno di sabato? Per poter fare capire che Dio è il servo dell'uomo, senza perdere assolutamente nessuna dignità servendo l'uomo, perché è il maggiore che serve il minore. Lo può fare senza perdere nessuna dignità. Dio non si abbassa al nostro livello perdendo qualcosa. Così come la luce non può essere minimamente offuscata dall'ombra. La luce dissolve l'ombra e non ha nessuna capacità di offuscare la luce. Quando c'è un vero valore, questo vero valore è tale che può veramente mettersi a servizio del più piccolo, del più umile, senza perdere proprio nulla. Ed è questo che Dio vuole, che noi, ciascuno di noi, intanto si capisca che questo è giusto. Noi dobbiamo arrivare a capire, non avere la pretesa fattiva per cui, avendo poi finalmente capito, siamo diventati santi. No, e siamo costretti ripetutamente ad andarci a confessare: ho compiuto questo, questo, questo e non so come mai. Io conosco il bene e faccio il male. Lo disse anche San Paolo, che c'è questa incapacità della carne che è debole. Ma non è la carne che è debole, è il progetto che Dio ti ha fatto, che è pieno di male, che è pieno di dolore, che è pieno di incapacità, perché tu la riconosca. L'uomo, se non è mai costretto a umiliarsi, rischia di gasarsi. L'aiuto che Dio ci dà tante volte ce lo dà proprio facendoci cadere. Quindi noi non dobbiamo avere neanche l'arroganza di diventare santi, ma una cosa dobbiamo farla. Salvare Dio significa eleggere in noi stessi, riconoscere chi è Dio per me. Io salvo Dio se riconosco che Dio è il bene assoluto, è l'amore assoluto, è chi mi costruisce, mi ha costruito e mi costruisce e mi dona ogni cosa. Se io arrivo a capirlo e amare ciò e amarlo con quella gioia perfetta del perfetto gaudio di cui parlava San Francesco, quando cercava di descrivere qual è la gioia perfetta. La gioia perfetta non è quella di quando si sta bene, è di quando tutto ti va male
e sei contento lo stesso. Avere la gioia perfetta significa acquisire nell'esercizio della libertà, perché il nostro libero arbitrio esiste, il giudizio sulla nostra vita è libero. È come il gusto, ci è dato un pranzo e noi siamo chiamati a decidere se ci piace o non ci piace. Questo decidere se ci piace o non ci piace serve a idealizzare qual è il bene, qual è il piacere, qual è... Ecco, salvare Dio significa riuscire a smantellare tutto quel essere assoluto che, assumendo il limite in me, si è trovato di fronte a uno incapace di capire l'assoluto, incapace di amarlo, incapace di vederlo nel prossimo, non un altro come te, un altro Dio come te che si è messo in quello lì. Riuscire a avere a che fare con un Hitler e a vedere che è un Dio più in croce di quanto sia ancora in te, significa avere una tale compassione, pietas, nei confronti di quel povero Cristo finito in quel malfattore, perché Dio non abbandona quell'anima, dopo che le ha dato questo inferno di esperienza in questa vita, sarebbe veramente assurdo che andasse per sempre all'inferno. L'inferno l'ha avuto qui, è stato abbassato nel peggiore dei modi. Chi è più abbassato di tutti è chi è stato messo nel ruolo di un malvagio, di un Giuda, di un cattivo, di un satanasso. E invece, poiché Dio doveva animare tutte le parti, si è messo in tutte le parti, anche in quelle, sempre lui. Perché al Calvario ci sono tre croci? Perché Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma il Padre e lo Spirito Santo, nei due malfattori, uno pentito e l'altro no, sono stati messi lì proprio a dar luce al Figlio innocente, il solo giusto che era in mezzo a quei tre personaggi. L'unico personaggio che diceva: io e il Padre siamo una cosa sola. Io sono stato mandato qui dal Padre per presentare il Padre. E il Padre che cos'è? Il Padre è lo Spirito e la verità, nell'essenza, perché lo stesso Gesù lo disse quando gli chiesero dove dobbiamo celebrare Dio. Una volta lo si faceva nei monti, sui monti, adesso sul Tempio. Dove dobbiamo celebrare Dio? E Gesù disse: tempo verrà in cui celebrerete Dio in spirito e verità. Ecco, è arrivato il momento di celebrare Dio in spirito e in verità. E quando si sarà ottenuta questa comunione con l'intenzione che Dio ha avuto scegliendo di essere anche te, tu ti rendi conto che stai facendo il tuo ruolo da bravo figlio e ti metti in comunione con tuo padre, capisci che il tuo scopo è lo stesso scopo di Dio. C'è una vittoria da avere contro ogni croce e tu stai facendo la tua parte in questa comunione diretta con Dio e con tutti i tuoi fratelli, per cui ami poi Dio con tutta l'anima, con tutto te stesso e il prossimo tuo come te stesso. Questi due aspetti di Dio e del prossimo non sono altro che quei due livelli, trascendente e immanente, di un Dio che, essendo assoluto, è proprio non solo l'onnipotenza, diciamo in cielo, ma quella assoluta impotenza in tutti noi, in cui il Dio assoluto si è reso impotente in tutti questi personaggi, però, e questo sia chiaro, di un'opera volta assolutamente a buon fine. E se uno finalmente in questo tempo di confusione
come tu hai detto, hai messo in luce, riusciamo a capire il disegno che c'è, allora con ogni buona intenzione noi siamo pronti a fare la nostra parte. E quando decidiamo di essere quei soldati di Dio, di Cristo, proprio con quell'intenzione, ecco che abbiamo liberato Dio nella nostra persona e l'abbiamo reso una delle tante persone dell'esercito infinito di Dio che partecipa allo stesso disegno di sconfiggere per sempre la morte, il male e il dolore e farne da quella brutta cosa che vediamo tutti una assoluta occasione di bene. Ecco, questo va considerato. Questo è il vero discorso fatto da Don Giussani. Ma tutti coloro che lo hanno seguito in Comunione e Liberazione e ne hanno fatto una cosa spesso così sibillina, con argomentazioni così complicate da seguire anche sotto il profilo spirituale, sono arrivati a fare realmente un progetto, specie nella Compagnia delle Opere, che più rigido di così non c'è. Come mai? È perché anche loro devono fare proprio quell'esperienza della incapacità a tenere botta al disegno. Perché chi non è falciato e può fiorire, fa il suo tempo e poi rinsecchisce e muore. È solo chi è continuamente falciato che riesce a emergere. Purtroppo è accaduto che Comunione e Liberazione, appena ha cominciato ad avere successo, ha perso la testa con questo successo, non è stata più stroncata, falciata, contrastata e si è un po' rinsecchita e è arrivata a cose che non erano quelle che... Perché? Io in vita mia non ho visto un progetto più pesante fatto proprio da tutti coloro che in buona fede hanno seguito Comunione e Liberazione. Spero di essere... Perché il rischio della fede è proprio quello che Gesù manifestò agli ebrei che avevano la fede nel sabato. La fede non può essere mai posta nei confronti dello spirito soggettivo come un insieme di regole da seguire, perché Dio non ci ha dato delle regole da seguire, degli ordini. Dio è il liberatore assoluto, si mette a servizio per far esistere questa lotta tra il bene e il male, quella come lui vuole, e fa credere all'uomo che è lui che la intraprende, la decide, la... ma non è così, non è vero. E quindi, quando ogni fede si pone come un insieme di regole coercitive contro la libertà di uno spirito, tanto che il cristiano non può fiorire in tutti i modi possibili, perché quando va al di fuori di quello stampino, tac 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 tac, gli tagliano tutto. E allora la Chiesa si deve dividere in cristiani, in ortodossi, in protestanti, in testimoni di Geova, e sono tutti cristiani. E perché? Perché hanno fatto delle norme, delle gabbie. Gesù non ha voluto una religione che ingabbiasse. Gesù non ha detto Dio vuole essere servito a monte di queste norme. Se Dio lo voleva, lo faceva, faceva degli schiavi. Dio ha costruito degli schiavi per un esodo volto alla liberazione. La liberazione è lo scopo di Dio, non la schiavitù. Lo spirito soggettivo è santo, è lo spirito di Dio. È in croce nei singoli personaggi e nelle singole storie, ma c'è da avere ogni speranza che il metodo vai e vieni, entrata in uscita della vita che noi sperimenteremo,
consentirà quel confronto incrociato, tanto che alla fine è talmente perfetto il metodo che Dio ha sottoposto all'esperienza di ogni anima, che ogni anima uscirà santa dalla vita. Ogni anima. Certo, ci sarà quella che si è già santificata nel primo tratto della vita. Fa il secondo senza bisogno del purgatorio. Ma ci sono quelle che invece devono sciogliere nel purgatorio tutti quei nodi che non si sono sciolti, anzi si sono ingarbugliati ancora di più, nella vita vista nel senso fattivo, del possesso della vita. La vita bisogna che non sia vissuta nel senso del possesso della vita, perché in realtà non è questo che fa Dio. Dio parte da un disegno già completo, disegno astratto, e lo fa regredire. Questa è la verità, che dal disegno completo si torna indietro. Il disegno completo relativo a Gesù Cristo è Gesù Cristo ucciso dall'uomo, e Dio lo fa regredire, fa scendere Gesù da quella croce in cui l'uomo sembra che lo crocifigge, attuando proprio quello che cui era sfottuto Gesù. Se è vero che tuo padre è Dio, digli di schiodarti da questa croce e farti scendere. E questo è quello che veramente accade. Si parte da un progetto definito, è definito solo nel momento della morte, e Dio lo disfa, lo fa regredire tutto quanto e lo riporta a essere in potenza. Ma noi abbiamo avuto il dono di poterci opporre e siamo tutti in questo peccato originale, tale che la nostra origine di uomini apparentemente liberi sta nel possesso della vita, ossia nel viverlo attraverso la negazione alla perdita, la propensione ad avere se consumi. E con questo scopo poi arriviamo a consumare la vita. Prima la consumiamo, meglio è, perché prima comincia finalmente a essere vista la verità, che sarà vista solo nel terzo tempo, perché il primo tempo è il ritorno alla nostra nascita. Quando, diciamo, questo ritorno del sole dalla sera all'alba ci consente di poter vedere realmente un giorno, noi vediamo tutta la nostra vita come un giorno. Ma non è finita qui, c'è il terzo tempo in cui finalmente, avendo visto un giorno intero, possiamo cominciare a vedere che cosa è quella notte che attualmente non possiamo vedere, perché è la prima esperienza e noi possiamo vedere solo la seconda, perché la nostra capacità di vedere la vita è secondaria. Noi dobbiamo vedere sempre in reazione a qualcosa che esista prima, perché non siamo enti primari, siamo enti secondari. Di conseguenza, ecco, abbiamo anche il conforto che tutto quel dolore, quel malore, quella che ci sembrano veri, non sono altro che l'immagine uguale e contraria, materiale, di un qualcosa che invece è vero solo nell'aspetto spirituale, antimateriale, magnetico, di un magnetismo che prende tutto l'infinito universo e lo riconduce tutto a esistere in un punto geometrico in cui tutto esiste in potenza. Ecco, l'uomo, tornato dal suo disegno pieno a questo punto, ci ritorna con la sua veste nuziale di figlio e finalmente può partecipare alle nozze del figlio. Perché? Perché ha la veste, ha il suo gusto, ha assunto la sua fisionomia. Se l'uomo prima non è quello che ha voluto diventare e essere, non può essere. Ecco, questa prima parte della vita è finalizzata affinché ciascuno di noi stabilisca in modo assolutamente libero chi vuol essere.
E se noi vogliamo essere proprio quel Dio Padre che è la nostra verità, solo allora noi lo liberiamo fino in fondo. Ma questo può accadere, la liberazione di Dio, solo attraverso il profondissimo atto di comunione tra me e mio Padre. Ecco perché Don Giussani nei tempi moderni è stato veramente il motore di una ripresa. Non tutti quegli altri atteggiamenti vagamente spiritualistici, eccetera. No, perché ha toccato la verità del problema, quella nuda e cruda, non infiorita da tutte quelle cose che anche sono poetiche, sono belle, sono spirituali, sono... No, perché Dio va venerato in spirito e in verità. Il resto è tutta una conseguenza. Spero di essere stato esauriente. Come al solito io sono sempre lungo, ma ringrazio la possibilità che mi dà YouTube di poter anche non essere troppo strozzato in queste argomentazioni che sono complicate, perché queste cose, come le sto dicendo io, non ve le dice nessuno. Partono tutti da una fede e hanno la pretesa che l'uomo adegui il suo spirito alla fede, non che l'uomo si avvalga della sua fede per essere libero, no, per schiavizzarsi a quella fede. Gesù è venuto invano, perché mentre ha tentato di liberare lo spirito dell'uomo, lo Spirito Santo, dalla coercizione della fede ebraica, purtroppo ha indotto la coercizione nella fede cristiana. E a sua volta è diventata una fede, ossia un insieme di norme, di regole da seguire, e il povero Spirito Santo, messo in difficoltà spesso dalle norme, perché non sono esattamente proporzionate alla croce che ciascuno ha avuto, non è in grado di dimensionare la sua croce con una religione che ha fatto del Figlio di Dio in croce il suo fondamento. Manca addirittura questa capacità di far identificare ogni uomo con l'uomo in croce del cristianesimo. È sempre osservato Gesù Cristo come Dio 2000 anni fa, che è venuto per salvarci, e noi viaggiamo con le nostre gambette sotto l'emozione, sotto la sensazione, sotto l'idea di quello che è accaduto tanto tempo fa, e non lo facciamo mai un qualcosa che sia veramente nostro, del nostro spirito, fino a quanto ciascuno di noi, se è cristiano, non si identifica proprio con il povero Cristo, certo nella sua condizione, fino a quando il tesoro del cristianesimo non è fatto proprio e l'uomo, il cristiano, non è veramente una riedizione, tanto è in comunione con quel Cristo, siamo sempre in un povero Cristo che si ritrova di fronte un insieme di norme coercitive. Coercitive se manca questa capacità di trasferire l'idea nella incarnazione reale che accade in ciascuno di noi. Ma la Chiesa fin dall'inizio ha fatto una grande fatica a riconoscere Dio vero uomo e vero Gesù vero Dio e vero uomo. Ci è voluto il Concilio di Nicea, perché neanche lui ritenevano che fosse Dio. Almeno lui lo è, ma non è questa la verità. E non è servito a nulla San Paolo, che ha detto Gesù ci ha fatto figli di Dio. Tutto questo è detto con le parole, ma sono e restano sempre parole astratte che non sono mai credute vere, come la consistenza vera e reale di noi stessi. E l'uomo rimane sempre in una apparente comunione con Gesù Cristo, anche quando fa la comunione. Ma se io chiedo a chi ha fatto la comunione, dico, chi sei adesso tu?
E lui mi dice: sono Mario Brambilla. Dico: ma come? Ha appena fatto la comunione con Gesù. Cosa vale Mario Brambilla nei confronti di Gesù? E tu mi devi dire: sono Gesù. Perché se tu ti metti in comunione i tuoi beni con quelli del Big Gate, di Alibaba, è vera questa comunione? E poi, appena hai fatto sta comunione, ti chiedo: quanti soldi hai adesso? Io ho 5 lire. Ma come 5 lire se hai i miliardi dei miliardi, i fantasti miliardi di quello lì? L'hai fatta o no la comunione? La comunione non è ancora fatta, ma per quale motivo? Perché il cristianesimo resta un modello e non diventa mai una essenza calata nello spirito soggettivo con quella verità che Gesù voleva.